TG10.it, bentornati ad una nuova edizione. Queste le notizie di oggi. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, aveva già mobilitato gli uffici lo stesso giorno in cui il governatore della Sicilia gli aveva chiesto di presentare dei progetti esecutivi per il cosiddetto patto per la Sicilia. Ad appena 3 giorni dal vertice sulla verifica del protocollo d'intesa ENI a Palazzo d'Orleans, il comune di Gela ha già trasmesso alla regione una lista di opere cantierabili che il presidente Rosario Crocetta oggi potrebbe presentare al Consiglio dei Ministri, assieme all'elenco richiesto anche al comune di Termini Imerese. Sono complessivamente 95 gli interventi richiesti dall'amministrazione comunale per un ammontare complessivo che sfiora il miliardo di euro, da far valere sulle coperture annunciate dal Patto per la Sicilia. Tra le numerose infrastrutture segnalate, ha spiegato Messinese, risaltano soprattutto opere prioritarie che possano far fronte al dissesto idrogeologico e alle carenze infrastrutturali relative al ciclo integrato delle acque, con particolare risalto al collettore fognario e alla viabilità, con uno sguardo particolare alle aree periferiche della città, tra cui Manfria, e alle attività agricole, con lo scopo di realizzare opere essenziali per garantire gli standard adeguati di vivibilità. Arrivano in redazione segnalazioni di cani randagi nella zona di Manfria e più precisamente in contrada Piano Marina. In una nota alcuni cittadini richiedono con gran voce l'intervento delle autorità locali ed istituzionali affinché si possa intervenire alla bonifica di queste discariche a cielo aperto, che praticamente bandisce una tavola stesa per animali e cani randagi di qualsiasi genere e razza, provocandone paura e pericoli per la collettività. Speriamo, si legge nelle note, che questo appello, dopo tanti fatti nel passato, anche da autorevoli cittadini e professionisti villeggianti del periodo estivo, possa arrivare alle orecchie del sindaco, che intervenga il più presto possibile. Nel weekend sportivo gelese, risultati abbastanza positivi. Nel torneo di eccellenza il Gela Calcio ha ottenuto un prezioso pari a Grotte contro la Libertas Recalmuto, risultato 2-2, mentre in promozione splendida vittoria dell'Atletico Gela al Vincenzo Presti, battendo per 5-2 il Corso. Euforia all'interno dell'ambiente giallorosso gelese è da sottolineare la tripletta di Ascia. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure potrete consultare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.